Il 26 dicembre a Roccella, nella chiesa matrice di Palazzo Carafa, ha avuto luogo il tanto atteso premio Cavaliere di San Vittorio, un riconoscimento che il comune di Roccella Ionica istituisce annualmente, come specifica l'articolo 1 del regolamento per l'assegnazione del premio, al fine di additare alla pubblica stima l'attività di tutti coloro che con opere concrete si sono distinti più di altri nel loro impegno professionale, sociale, artistico, culturale, scientifico, sportivo. Attività svolta sia in ambito associativo che personalmente e che ha procurato giovamento alla comunità di Roccella, rendendo più alto il prestigio e servendone con disinteressata dedizione il progresso. Quest'anno è stato riconosciuto alla memoria dell'ex sindaco Nino Bova e del preside Domenico Cappelleri. Il premio è stato accompagnato dal concerto di Natale che ha visto esibirsi l'orchestra di fiati della città di Pazzano, diretta da Andrea Graziani. Siamo a Roccella in questa location bellissima, veramente magnifica, per il terzo anno consecutivo, perché da 3 anni è nata questa sorta di collaborazione tra noi, Orchestra di Fiati, Città di Pazzano, e l'amministrazione comunale. Il concerto è stato voluto fortemente dal sindaco insieme al presidente del Consiglio Comunale, Francesco Ursino, e tutta l'amministrazione comunale. Un concerto natalizio, basato per lo più su brani tratti dalla musica da film, ma non mancheranno anche dei brani originali per banda, quindi scritti proprio per questo tipo di formazione, e dei brani legati al repertorio natalizio. Un appuntamento annuale fortemente voluto dall'amministrazione comunale, dal sindaco Giuseppe Certomai e dal presidente del Consiglio Comunale, Francesco Ursino. Quindi siamo giunti alla quarta edizione del Premio Cavaliere di San Vittorio, ormai un impegno tradizionale della nostra comunità. Come abbiamo detto negli anni scorsi, il premio va a dare un riconoscimento a chi più di altri, quindi è un premio che si muove in verticale, quel più di altri dell'articolo 1 del regolamento lo specifica bene, ad aiutare chi con la sua attività nel campo culturale, sociale, sportivo, in qualunque campo si è trovato ad operare, abbia contribuito ad elevare lo spessore della nostra comunità. Quest'anno il premio è stato riconosciuto al preside Domenico Cappelleri, al compianto preside Domenico Cappelleri, che ha avuto una profonda esperienza nel campo culturale, è stato preside del nostro liceo scientifico e si è segnalato nell'anno precedente per aver donato un appartamento alla comunità cattolica roccellese, che oggi è sede multifunzionale, e all'ex sindaco Nino Bova, che ha lavorato, è stato sindaco della nostra cittadina, nel secondo dopoguerra si è fatto notare per la sua signorilità, per la sua umiltà e per il grande spessore politico.